Ciao a tutti ragazzi, oggi vi prometto che innanzitutto ho un po' di mal di gola, quindi ho una voce molto diversa dal solito e che gesticolerò come il mio solito solo con una mano perché l'altra ho messo il ghiaccio perché sto tenendo il ghiaccio perché ho la tendinite al polso, quindi si è rifatta viva, insomma, però speriamo sia una cosa passeggera. Oggi volevo parlarvi come premesso su Facebook dello stallo. Ossia, diciamo, quella condizione in cui smettiamo di progredire in una determinata skill. Allora, innanzitutto c'è da dire che quando è che si può parlare di stallo? Diciamo che molti pure su Ask mi scrivono: è una settimana che non progredisco in quella cosa, come faccio a superare lo stallo? Dopo una settimana non si può parlare di stallo. Stallo si può parlare magari dopo un mese abbondante, possiamo dire, ma dipende comunque dagli esercizi. È ovvio che magari parliamo di trazioni, ci può stare un mese, parliamo di Victoria, non stare un mese in stallo, cioè non è stallare perché l'esercizio è talmente difficile che è molto appunto difficile progredire velocemente rispetto a un esercizio più base come potrebbero essere le trazioni. Aspettate che alzo un po' la sedia, sto un po' basso. Ok. Come dicevo, appunto dipende dall'esercizio. E poi come fare? Quindi ci accorgiamo che siamo in stallo, è un mese, poi magari in front lever non aggiungiamo neanche un secondo per dire, quindi siamo in stallo. Come facciamo a risolvere questa condizione? Allora, in generale, come cosa fondamentale che ho notato anche su di me è che praticamente non stalliamo mai praticamente negli esercizi che ci piace allenare. Se fate caso, infatti, tutti quelli che sono forti, magari in hop, in front lever, in planche, in quelle determinate cose non stallano mai, anche se stanno a un livello alto, progrediscono sempre pian piano. Perché è ben diverso se andiamo ad affrontare un esercizio che ci piace fare rispetto a uno che non ci va per niente di fare. Un conto è dire, dai, oggi faccio trazione alla mano, non vedo l'ora. Un conto è, oddio, oggi planche, tocca fare. Cioè, sicuramente sarà nettamente diverso il riscontro che avete dei due esercizi. Quindi cercate di per quanto riguarda appunto le skill, di fare sempre esercizi che vi piacciono. Per dire, in determinate skill io avevo un approccio, anche magari che poteva essere efficace, ma che non mi piaceva, mi dava proprio noia e non progredivo mai. Poi ne usavo un altro molto più divertente e in quello sono riuscito a progredire. Questa è la cosa più importante, secondo me, riuscire a farsi piacere al massimo, o comunque in gran parte quello che allenate. In questo modo probabilmente eviterete lo stallo. Altra cosa, in linea sempre comunque generale, cercate di, se vedete che siete in stallo, di variare l'approccio all'esercizio, perché molto spesso allenare un esercizio con una determinata metodica a un certo punto non dà più frutti, quindi meglio cambiare approccio e migliorare nell'esercizio dall'altro lato praticamente. Magari facciamo solo hop con la corda o con la carrucola, non miriamo più, iniziamo hop con gli elastici, cose del genere. Magari facciamo solo front lever isometrico, non miglioriamo, facciamo trazioni in front lever. Cercare di, attaccare la skill da diversi punti. E poi, altra cosa molto realistica e spicciola, porsi degli obiettivi reali. È ovvio che se noi stiamo lavorando sul front lever e abbiamo un secondo di front lever, avremo molta fatica a progredire nel Victorian, anche se assistito, sicuramente stalleremo. Questo però è una cosa che bisogna affidare al buon senso. Poi ci sono anche ovviamente ragioni terze allo stallo, che potrebbero essere magari che dormite 4 ore a notte, che non mangiate abbastanza, che mangiate troppo, quindi siete appesantiti quando fate allenamento. Insomma, queste sono le ragioni secondarie che anche quelle appunto possono incidere sulla cosa. Però comunque, in linea di massima, ricordatevi appunto le cose base, quindi rendere l'allenamento divertente e diciamo suscitare in noi voglia di allenare quei determinati movimenti. 2. Cercare di variare la scheda o gli approcci alle skill quando vediamo che con un determinato approccio non andiamo più avanti. E 3. Porsi degli obiettivi realistici e considerare appunto che progredire in una determinata skill può essere più facile o più difficile che progredire in un'altra skill. Questo è quanto. Come sempre, se avete altre idee, fatemelo sapere o su YouTube o su Ask. Buona giornata e ci vediamo presto.
Ciao ciao!